Buongiorno, buon lunedì 21 settembre e benvenuti a questo nuovo appuntamento con uno sguardo tra i giornali. Iniziamo oggi una nuova settimana in compagnia dopo aver passato un weekend fuori diciamo, da nostra trasmissione. Oggi riprendiamo con una nuova settimana e tante saranno le notizie che vi daremo oggi e gli ospiti che avremo nei prossimi giorni in settimana per parlare di temi che riguardano diciamo, interessi collettivi di più persone e soprattutto cercheremo di dare spazio a quei cittadini, come abbiamo fatto settimana scorsa, che hanno da esporre un problema, una problematica e tanti mi hanno richiesto di venire qui nelle prossime puntate, nelle prossime settimane, per fare degli appelli, per sottoporre dei problemi della cittadinanza agli amministratori a Palazzo Badiale, al comune. Iniziamo allora questa puntata con la nuova settimana nella giornata di San Matteo, anzi vorrei cogliere l'occasione per fare gli auguri a tutti coloro che si chiamano Matteo e iniziamo con la prima pagina di uno dei giornali che vi sottoponiamo tutti i giorni, che è il quotidiano regionale, la Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco, se si può inquadrare la prima pagina, eccola qui, abbiamo il titolo, ecco il titolo, la Gazzetta del Mezzogiorno apre con un argomento di cronaca, notte di sangue, voleva sedare una rissa scoppiata davanti a un pub, molti testimoni hanno assistito alla scena, fa da piacere, l'ammazzano. Trani, due coltellate a Biagio Zanni, commercialista di 34 anni. Melendugno, due sedicenni in moto, travolti e uccisi da ubriaco. Eccoci qui. Tre innocenti sono morti in Puglia a distanza di poche ore. Storie molto diverse, ma i loro assassini mostrano lo stesso disprezzo per la vita umana. Se a Trani un giovane commercialista, Biagio Zanni, di 34 anni, viene accoltellato a morte con due fendenti soltanto perché stava cercando di sedare una rissa, a Melendugno due sedicenni sono stati ammazzati da un barese che si era messo alla guida malgrado avesse bevuto e fatto uso di cocaina. Poi c'è l'apertura della Gazzetta del Mezzogiorno sulla politica, ecco qua, sulle riforme, ecco qui. Lo scontro, la minoranza del PD non molla sul Senato, i democratici al bivio. Riforme per il PD, l'ora della verità, oggi la direzione, Renzi va avanti. E qui è raffigurato il vecchio segretario del PD, Bersani, alla festa dell'unità ieri. Poi abbiamo sempre qui l'apertura sulla cronaca regionale, sulla Fiera del Levante, ecco qui. Bari, chiusa l'edizione 79 con i risultati che inducono all'ottimismo. La Fiera del Levante vede la ripartenza, boom di espositori e di visitatori. Poi riguarda notizie a San Severo, sempre di cronaca. L'omicidio fatto fuori con tre colpi di pistola in via Carli. San Severo, Bonaventura ucciso dopo una rissa nel condominio denominato Far West. Ecco qui. Apriamo la Gazzetta del Mezzogiorno con la visita del Papa, eccolo qui, all'Avana. Non si servano le ideologie, ma si servono le persone. Questo è il monito del Papa, di Papa Francesco. Il Papa all'Avana, la grandezza di una nazione si vede da come tratta gli ultimi. La cura dei più fragili. Francesco ha rinnovato l'appello contro le ingiustizie, chi vuole essere grande serva gli altri e non si serva degli altri. Ecco qui le cifre delle presenza a vista del Papa all'Avana. Mezzo milione di persone prega in Plaza della Revolución. Poi c'è l'incontro di Francesco con, eccolo qua, Fidel Castro. Con Fidel nella sua casa e si rivede l'anziano leader. Visita di 40 minuti, scambio di libri e chiacchierata familiare. Andiamo avanti con, ecco qui, la nostra Gazzetta del Mezzogiorno e in primo piano c'è la politica, eccola qui. Il nuovo Senato tra intese e rotture, soprattutto nel PD.
Renzi afferma che l'apertura di Bersani e Speranza a cambiare solo il comma 5 dell'articolo 2 è un punto di svolta. Boschi blinda la riforma, dialogo, ma stop ai veti. Oggi è cruciale perché c'è la direzione del Partito Democratico e dove molti nodi verranno a pettine. Poi c'è la posizione delle opposizioni. Ecco qui la Lega presenterà milioni di emendamenti sotto la guida di Roberto Calderoli. Berlusconi, intervenuto ieri telefonicamente alla Festa Azzurra di Bologna, lo bolla questa riforma del Senato come un progetto autoritario. Ecco qui il CAV chiama i moderati alla crociata democratica. Prove di dialogo a destra, forse oggi vertice con Salvini. Una crociata democratica che ricompatti moderati e arrabbiati che guardano alla Lega in vista delle prossime elezioni. Mentre sale l'attesa per l'incontro chiarificatore con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi comincia già a gettare alcuni punti per la sua ridiscesa in campo. È riferimento della prossima e indefinita tornata delle politiche e alle comunali della prossima primavera che l'ex Premier guarda come prima occasione di riscatto sulla sinistra. Qui c'è la notizia della direzione del PD di oggi, dove minoranza e maggioranza del PD si metteranno a confronto sulla riforma del Senato. Oggi la resa dei conti alla direzione del PD. I renziani, se falliamo il paese, nelle mani di Grillo e Salvini. Qui c'è la posizione di Bersani al comizio della Festa dell'Unità. Bersani, un millimetro per l'accordo, basta appunto essere, fa capire Bersani, basta volerlo l'accordo e riafferma l'elezione diretta dei senatori. Andiamo avanti, ecco nel primo piano continua la querelle della possibile fuoriuscita del senatore Amoruso da Forza Italia. Eccolo qui, Amoruso verso Verdini, vitali le segreterie a rischio. In questo articolo si ipotizza che per l'uscita di Amoruso, oppure per far restare Amoruso, Vitali potrebbe essere revocato dal suo incarico, secondo la ricostruzione di Michele Cozzi. Domani, probabile addio dell'ex segretario pugliese a Forza Italia. Vedremo come staranno le cose domani. Chiudiamo con la nostra Gazzetta del Mezzogiorno, eccolo qui, con uno degli ultimi articoli. La pagina 8 riguarda i trasporti. Ecco il Frecciarossa ed è già tutto esaurito. Il ritorno dell'ETR 500 da Milano a Bari e viceversa. Rieccolo finalmente il Frecciarossa, puntuale come un treno. Il ritorno ieri, dopo 7 anni, del primo ETR 500 sulla tratta Milano-Bari è stato un successo. Un successo per le Ferrovie dello Stato che ha tagliato il traguardo della stazione di Bari in perfetto orario. Un successo per quei passeggeri partiti da Milano che finalmente hanno potuto raggiungere Bari in soli 7 ore e mezza, a differenza dei lunghissimi e fatidichi viaggi di quasi 10 ore. Chiudiamo con l'ultima notizia che vi diamo riguardante la Gazzetta del Mezzogiorno, eccolo qui sull'agricoltura. Ecco qui, aiuti sul gasolio agricolo, via libera della regione. A credito di imposta aumentato del 50%, plauso di Stea NCD. E Di Gioia, nel frattempo, assessore all'agricoltura, promette che rivedranno la norma sugli indici di congruità. Ecco qui, quindi si stanno attuando delle politiche a favore dell'agricoltura, che è uno dei settori in cui la nostra regione vanta buoni risultati. Vediamo la prima pagina della Gazzetta di Capitanata. Eccoci qui. La Gazzetta di Capitanata apre sempre con la cronaca riguardante l'agricoltura, come sta facendo da un po' di tempo. Agricoltura, il grido d'allarme, l'ennesimo a conclusione del congresso provinciale organizzato dalla FAI. Caporali e braccianti, la CISL scuote le aziende. Anche gli imprenditori vedono fare la loro parte contro l'illegalità. Tensione anche per la scadenza 31 dicembre 2015 per il contratto provinciale agricolo. La lotta al caporalato e al lavoro nero ha bisogno di più attori sociali. Anche il mondo imprenditoriale deve fare la sua parte. Il monito, a conclusione del congresso provinciale organizzato da Foggia, dalla FAI CISL, dedicato alla situazione in agricoltura. Tra le priorità emerse del congresso, anche il rinnovo del contratto agricolo provinciale prossimo alla scadenza. Sempre in primo piano, Sansevero, come davamo prima la notizia, ucciso con 3 colpi di pistola in via Carli. Bonaventura ammazzato durante la rissa, assassinato da colui che aveva picchiato
per una casa popolare. San Severo, un pregiudicato 45enne di San Severo, Giuseppe Bonaventura, è stato ucciso ieri pomeriggio in una palazzina in via Carli, già noto come condominio Far West. Prima, ecco qua l'immagine, primo piano, sulla l'ondata del maltempo. Intensa ondata di pioggia a Foggia ieri pomeriggio, auto a mollo, alberi e pali caduti. Pioggia sott'acqua ieri in alcuni quartieri, da Viale Europa all'immancabile sottopassaggio di via Scillittani, rimasto subito allagato. Ecco ieri pomeriggio, auto in panne, persone spaventate, liberate dagli abitacoli delle macchine dai pompieri, chiamati a intervenire anche per alberi, pali e cartelli pubblicitari divoltati dal vento. Chiudiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, vedendo due notizie nelle ultime pagine. Eccolo qui, riguarda Lucera. Corsa contro il tempo per ripristinare l'erogazione nella rete, acqua con il contagocce e raffica di disagi in città. Colpa dei ladri, dirame. Situazione critica anche nel fine settimana. Lucera, articolo di Riccardo Zingaro. Sono andati avanti fino alla giornata inoltrata di ieri i disagi per l'interruzione idrica avvenuta mercoledì scorso e ripristinata solo nella tarda mattinata di giovedì. Venerdì mattina, poi, la situazione è precipitata di nuovo con i rubinetti ancora a secco a causa dell'ennesimo furto di cavi di rame. Questa è la versione che Acquedotto Pugliese ormai fornisce praticamente a ogni situazione di emergenza. Cautamente, con l'ultima però che è giunta ai limiti del drammatico, visto che l'acqua in alcuni quartieri della città è mancata di fatto per 5 giorni consecutivi, mentre in altri, è stato, diciamo, il servizio garantito. Spostiamo a Monte Sant'Angelo, si stanno preparando per la festa di San Michele del prossimo 29 settembre, esattamente di martedì prossimo. Ecco, Monte Sant'Angelo, pellegrini in arrivo alla grotta di San Michele. La cittadina dell'Arcangelo è meta di pellegrinaggi. I più noti si svolgono a piedi nel mese di maggio e il 29 di settembre, in occasione della festa patronale di San Michele. Compagnie di pellegrini arrivano dalla Ciociaria, nelle zone interne dell'Abruzzo e del Molise, dalle province di Avellino e Benevento, della Basilicata, dalla provincia di Bari e da tutta la Capitanata. Fra le più famose compagnie di pellegrini vanno citate quella di Boiano, Vasto, Atina, Genzano, Motta, Montecorvino, Bitonto, Oterlizzi, San Marco e Lamis, Vieste, eccetera. Chiudiamo con la Gazzetta di Capitanata, andiamo a vedere uno sguardo sul quotidiano diretto da Alessandro Sallusti per spostarci sulla cronaca e la politica nazionale riguardante, ecco qui, il giornale diretto da Alessandro Sallusti. Parte così con il titolo sulla politica, sulle riforme e soprattutto su quello che accadrà oggi alla direzione del PD. Governo senza vergogna, il metodo Renzi non pagare. Il Premier non salda i debiti e non onora gli impegni con lavoratori, polizia e pensionati. Poi, sempre sulla politica, Berlusconi ai moderati, crociata della democrazia. C'è sempre spazio la notizia del Papa, mezzo milione di cubani alla messa, il Papa tra la croce e il ce. Le ideologie non servono, dice Bergoglio, più spazio alle persone. Poi c'è il commento di Vittorio Feltri, direttore editoriale della testata. La sinistra parla come Francesco, o è Francesco che parla come la sinistra? Poi c'è, che in primo piano la dà la notizia del giornale, la vittoria di Tsipras. Tsipras vince le elezioni, i greci cascano ancora, verso un governo di coalizione tra Syriza e la destra di Anel. Ecco qui il giornale, apre con la politica interna, la politica tutta italiana, sugli scenari politici. Ecco qui apre con le mosse del Cavaliere. Ci sono due notizie nel mondo del centrodestra. La prima riguarda, ecco qui, Fratelli d'Italia, raffigurata dalla leader Giorgia Meloni, dove venerdì parte Artejou, la 3 giorni di Fratelli d'Italia. Poi c'è leghista Salvini, ecco qui, il segretario leghista apre al vertice con l'ex premier. Poi
Salvini dice uniti per un'alternativa a questa banda di matti, uniti intende Forza Italia. Poi ecco qui, in primo piano, torna su, come non mai negli ultimi giorni, dopo un po' di silenzio, Berlusconi, eccolo qua, chiama i moderati alla crociata della democrazia, la definisce. Il cavaliere al telefono per la festa azzurra di Bologna attacca Renzi, una disillusione. E guarda al futuro della coalizione. Brunetta avverte, serve la Lega forte, ma non egemone. Ecco, oltre tre passaggi dell'intervento telefonico ieri del leader di Forza Italia alla festa di Bologna, della festa di Forza Italia. Allora, sul Senato Berlusconi sostiene che la riforma è una riforma autoritaria che sottrae ai cittadini la possibilità di votare, non è una cosa buona. Poi ritorna sul Nazareno, sul famoso patto con le riforme interrotto a gennaio con il PD. Si è risolto tutto in una disputa, in una resa dei conti nel PD. Non ci siamo pentiti di esserci chiamati fuori. E infine, ecco qui il progetto di cui sta lavorando da lo scorso giugno, della ricostruzione del centrodestra. Dice mettere in campo una crociata di democrazia per far tornare gente al voto e consentire Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia ad avere la maggioranza. Poi andiamo avanti alla pagina numero 4, eccola qui, riguarda le riforme, la manovra economica e i possibili prepensionamenti fatti ventilare da Renzi e smentiti, si fa per dire, dal ministro dell'economia Padoan. Pensioni più flessibili, Premier sbugiardato, Padoan sono un rischio per i conti pubblici. Continua il braccio di ferro tra Renzi e il titolare dell'economia. Il ministro, fondamentale legare le prestazioni previdenziali agli anni di lavoro. Gianmaria De Francesco. Sul dossier pensioni, Palazzo Chigi e il Ministero del Tesoro non sembrano parlare la stessa lingua. Ieri il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, in un'intervista a Repubblica, ha precisato che è fondamentale non deragliare da un principio fondamentale. Vanno legate le prestazioni pensionistiche alla durata del lavoro e all'aspettativa di vita. In estrema sintesi, il titolare del Dicastero di Via 20 Settembre ha chiuso la porta a ogni possibilità di flessibilizzazione dell'uscita del lavoro, con buona pace di uomini e donne che dal 2016 potranno andare in pensione se non avranno raggiunto i 41 anni e mezzo di contributi, rispettivamente a 66 anni e 7 mesi e a 65 anni e 7 mesi invece per le donne. Poi ecco i guai di Palazzo Chigi, le intitola il giornale sulla direzione di oggi e soprattutto sulle riforme, su questa spaccatura nel PD. Finita la tregua nel PD. Frondisti all'attacco di Renzi e nuovo Senato. La minoranza torna a chiedere l'elettività diretta, ma il governo tira dritto, no a veti, e si chiude del mese, il 15 di ottobre del mese prossimo. Poi, sempre sull'attualità, si dà la notizia, eccolo qui, della vittoria di Tsipras in Grecia. Elezioni e stanchezza. Un greco su due non ha votato. Tsipras vince ancora. Vecchia maggioranza possibile per pochi seggi. Più netta del previsto la sconfitta dei conservatori, terzi i neonazisti. Eccoli qua. Ultima notizia che vediamo sul giornale, la visita del Papa in Cuba. Eccolo qua. Il viaggio della svolta. L'Eucarestia sotto il murale di Che Guevara. Il Papa tra la croce e il Che. Le ideologie non servono. Mezzo milione di cubani alla festa di Francesco in Piazza della Rivoluzione. Poi l'incontro a casa di Fidel Castro. Le persone sono più importanti di tutto. Ecco qua. Andiamo avanti con la Repubblica. Ecco qua la Repubblica diretta da Dezio Mauro. Apre con la vittoria di Tsipras in Grecia, soprattutto sulla vittoria della sinistra della Grecia, dà ampiamente spazio nelle prime circa 7 pagine della Repubblica di oggi. Infatti il titolo è incentrato su questo: il riscatto di Tsipras, la Grecia è con lui. Noi duri a morire, dice Tsipras. Syriza, il partito del Premier, vince con il 35%. Alba Dorata, terzo partito, dissidenti fuori. Astensione da record verso un governo con i nazionalisti.
Poi c'è, ecco qua in primo piano, la visita del Papa, ecco qui in mezzo milione alla messa del Papa, Cuba, Francesco abbraccia Fidel, servire le persone, non le ideologie. Poi verso la direzione del PD oggi, Senato ultimatum di Renzi e Libelli. Lo schema della direzione è proprio quello meno gradito alla sinistra del PD, come è successo sul Jobs Act e sull'Italicum, creando un vincolo di maggioranza alle scelte dei parlamentari in aula. Ecco qui, apriamo, ecco come apre la Repubblica sulla vittoria di Tsipras, della sinistra greca. Eccolo qua. Siamo duri a morire, dice Tsipras, che batte la destra. Astensione da record, ma Syriza governerà. 55,4% è il tasso di affluenza il più basso della storia della Grecia. Poi andiamo, c'è un lungo spazio dedicato alla vittoria di Tsipras nelle prime, come vi dicevo, 10 pagine. Ecco qua, noi passiamo direttamente alle riforme, quindi vediamo un po' la politica di casa nostra, le riforme, ecco qua. Senato, Bersani apre, Boschi se falliamo l'Italia va al Movimento 5 Stelle, alla Lega, l'ex segretario per intesa basta un millimetro, oggi lo scontro finale nella direzione del PD. Poi c'è l'ultimatum di Renzi a Bersani, ora ci contiamo, stop ai rilanci, c'è un piccolo spazio dedicato al centrodestra, alle manovre del centrodestra, Berlusconi, legge autoritaria, descrive la nuova riforma del Senato e quindi il no compatto di Forza Italia verso il faccia a faccia con Salvini. Poi c'è l'intervista Guerini, il vice segretario del PD. L'elezione diretta non è possibile, sul resto si tratta. Praticamente la maggioranza del PD chiude la minoranza del partito dicendo che la riforma del Senato non si tocca, soprattutto sull'elettività diretta dei senatori, la quale la minoranza del PD sta battendo il chiodo. Poi c'è la notizia sull'economia e sui conti pubblici. Pensioni, si cerca un compromesso fino al 15% in meno per chi lascia prima, questa proposta di Renzi, su cui è scettico il ministro dell'economia Padoan. Ipotesi di flessibilità quasi a costo zero, forti penalizzazioni se si esce a 62 anni. Una soluzione per mettere d'accordo Renzi che vuole intervenire e Padoan che teme per i conti previdenziali. Andiamo avanti, ecco qui. Con un'ultima notizia, ecco qua, l'ultima notizia riguarda l'emergenza profughi. Eccolo qui. Unione Europea, nella bozza del vertice, multe da 6.500 euro per ogni profugo rifiutato. Settimana decisiva sulle quote, si va verso un voto a maggioranza per superare il no dei paesi dell'est all'accoglienza dei profughi. 100.000 in USA nel 2017. È la settimana decisiva per capire se l'Europa sarà in grado di mettere fine al caos rifugiati, ma ancora una volta all'appuntamento i governi arrivano spaccati. Per costringere il fronte dell'Est ad accettare la solidarietà tra i partner, spunta l'ipotesi di far pagare le capitali egoiste 6.500 euro per ogni richiedente asilo scaricato alle cure degli altri paesi dell'Unione Europea. Questa è la controproposta che si sta facendo per costringere, tra virgolette, tutti i paesi dell'Unione Europea ad accogliere gli immigrati. Chiudiamo con la prima pagina della Corriere dello Sport, notizie sportive, ecco qui, apre con questa notizia qui, ecco, Icardi, volo Inter, Pogba, scatto Juve, ecco qua, poi c'è Trefiletto e oggi chiedete in edicola album e figurine Panini. Serie B di domani, il regalo, il giornale in più, il Bari all'assalto, un favoloso poster di Buffon gratis per voi. Chievo battuto 0-1, nerazzurri al comando a punteggio pieno, non succedeva da 13 anni. Dopo Manchester, altra vittoria col Genoa 0-2, il francese protagonista, infortunio a Morata. Mamma che Napoli, Lazio svolta 5-0, Totti a 300 gol, ma è in fuorigioco. Poi per quanto riguarda la Formula 1, ecco il GP di Singapore, Vettel un vero trionfo, la Ferrari può sognare. Bene,
con la prima pagina del Corriere dello Sport, chiudiamo questo nostro appuntamento con uno sguardo tra i giornali. Vi rinnovo il prossimo appuntamento nelle prossime ore qui sulla nostra TRA. Ci vediamo, mi raccomando, restate sintonizzati sul nostro canale. Ci vediamo alla prossima. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.